Ciao amici, con l'arrivo dell'autunno è il momento di rimettersi in forma. Perché scusa, non bisogna fare spessore con il freddo? Ma non siamo mica gatti, c'è poco da scherzare. Se non ci rimettiamo in forma adesso, più avanti, quando arriva Natale, la situazione potrebbe diventare drammatica. E poi in autunno è facile dimagrire perché la natura ci mette a disposizione tanti cibi di stagione, amici della linea del dimagrimento. Se volete conoscerli tutti, mettete subito un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. E arrivate fino alla fine, c'è un regalino per voi. Per vedere tutti i video che pubblico ogni giorno, andate a vedere la home del mio canale, vi aspetto. Seguendo la dieta d'autunno, gli specialisti dicono che si possono perdere fino a 8 kg in 30 giorni. Ovviamente i risultati variano in base alla propria costituzione e alla situazione personale. Ecco i migliori cibi per dimagrire in autunno. Frutta. In autunno la frutta amica della linea è facile da trovare, ci sono le mele, l'uva, gli agrumi e anche le castagne. Ma le castagne non fanno ingrassare? Non se seguite i miei consigli. Ho spiegato come mangiare castagne e dimagrire in questo video. Le mele sono detox e ricche di minerali e si possono consumare crude o cotte, come dolce o come spuntino, in ogni momento della giornata. Le arance e gli agrumi vanno bene al mattino, si digeriscono meglio. Verdura. Tra le verdure dimagranti, la zucca è fantastica per fare zuppe, vellutate, risotti e anche come dolce, seguendo la ricetta di questo video. Per conoscere tutti i suoi benefici, potete guardare quest'altro video. Per sostenere il sistema immunitario e il metabolismo, bene anche cavolfiore, broccoli, cavolini di Bruxelles, cavolo nero, verza, eccetera. Tutte le crucifere, infatti, sono piene di antiossidanti e danno un boost al metabolismo. Potete fare ruotare questi cibi durante la settimana per consumarli sempre e abbinarli a cereali integrali, proteine magre o vegane e legumi. Per fare il pieno di nutrienti senza appesantirvi, basta seguire ricette semplici e usare condimenti leggeri, evitando fritti, soffritti, latticini e formaggi vari. In autunno, oltre a dimagrire, il corpo ha bisogno di sostegno per affrontare la stagione fredda e resistere a influenza e malanni vari. Per sapere come fare prevenzione in modo naturale e mangiare sano, basta iscriversi al canale con un clic così e attivate tutte le notifiche cliccando sulla campanella delle notifiche qui sotto. Vivi consapevole e vivi meglio con la sinergia di salute naturale di Simona Vignali.